Strade Colabrodo e accentuato rischio idrogeologico. Si presenta così l'asse viario in basso Molise, soprattutto tra i comuni di Castelmauro, Acquaviva, Collecroce e Monte Falcone. Ormai è da tempo che le strade mostrano un degrado delle aree interne, quelle che contano piccoli centri e la cui voce spesso è inascoltata ai piani alti di Palazzo Moffa. Asfalto eroso, rattoppato, alternato a pietrame, grosse voragini. Prima di tutto, un appello alle forze politiche, alla Regione e alla Provincia di lavorare congiuntamente. Il tratto di strada provinciale oggi è impossibile da percorrere. In maniera particolare quello che collega io in direzione Montefalcone del Sannio è una strada pericolosissima, è una strada interdetta, ultime notizie ci dicono anche della chiusura di un viadotto che ci congiunge con San Verice. È necessita con la massima urgenza, ma una vera e propria urgenza regionale, di avere degli interventi che consentano il transito dei mezzi, dei, anche dei mezzi di soccorso e di quelli che sono anche i mezzi pubblici. A contribuire al pericolo le abbondanti piogge e le nevicate degli anni scorsi, la scarsa manutenzione periodica poi ha aumentato il senso di abbandono ben visibile. Eh, già ehm, l'anno scorso è stato un anno che è stato colpito da particolari alluvioni che hanno aggravato enormemente quella situazione. Penso che ulteriori eventi meteorologici possano portare solo alla chiusura totale delle strade per tutta la incolumità delle persone e quindi a nostra totale isolamento in alcuni tratti viari provinciali, ripeto, provinciali, quindi che di fatto è l'unica strada che collega un comune con l'altro o un comune con quello che è il capoluogo o la costa.